Ciao mondo! Allora, è arrivato il momento di lasciare Tokyo, questa città bellissima, con un cielo memorabile oggi, davvero. Si torna in Italia e tra l'altro con questo video vi porto fin sul palco del TED di Piacenza. Allora, per prima cosa adesso sono già in ritardo, devo correre in hotel, chiudere lo zaino e poi andare a imbarcarmi verso Pechino, scalo, e infine Milano, Italia, Piacenza, prove del TED e il giorno dopo sul palco. Ultimo ramen prima di partire per l'Italia. Sapete che alla fine il cibo giapponese che più mi manca quando sono a casa è proprio il ramen. Questo perché il sushi, anche se è buonissimo ovviamente qua in Giappone, lo fanno bene in Italia e lo mangio spesso anche in giro per il mondo, quindi non mi manca così tanto, mentre invece il ramen è qualcosa di veramente veramente unico. Passaporto in mano, adesso si va a fare i controlli di sicurezza. Primo stop Pechino e poi Milano. Ecco, quindi anche in aeroporto si lavora, si studia, in questo caso questo è il testo, lo speech, il mio discorso che farò al TED fra 30 ore circa. Ora però è il momento di andare a prendere l'aereo per Pechino. Andiamo! Carica perché sei massa. Allora, qua si continua a lavorare, è mezzanotte e mezza, Pechino, e l'aereo è all'1:30, no, non ho ancora iniziato a fare il boarding, ma spero che lo faccia all'ultimo. Sono stanchissimo ragazzi, sono stanchissimo, sono un po' anche, non dico preoccupato, però sta salendo un po' d'ansia per il TED, perché è una cosa importante, molto, e soprattutto la sento forte perché è la mia città. E da un lato giocare in casa aiuta, dall'altro senti molta più pressione. Piacenza è una città piccola e come tutte le città piccole ha i suoi pro e contro. Allora, per tante persone sono miei follower, mi seguono, mi incitano, mi aiutano e tutto quanto. Tante invece sono anche invidiose e non vedono l'ora che io faccia un passo falso. Barco! Si vola. Ok, arrivato a Milano, adesso aspetto il bagaglio e giù a Piacenza si va dritti alle casa un attimo, almeno una doccia, e poi alle prove del TED. Mi sono accorto di non avervi detto che cos'è il TED, per chi non lo conoscesse. Technology, Environmental Design, quindi è una cosa che è un evento innanzitutto americano, nato nella Silicon Valley nel 1990 se non sbaglio, e praticamente sono una serie di conferenze che inizialmente erano tutte appunto con un tema tecnologico e poi piano piano si sono allargate e hanno cominciato a raccontare anche idee in generale che fanno bene all'umanità in qualche modo. Quindi è un grandissimo onore essere invitato a una di queste conferenze. Bagaglio recuperato, adesso fatemi fare una cosa da italiano medio, ma dopo 52 giorni in Giappone devo bere un caffè. Sì. Ragazzi, finalmente 52 giorni dopo, un bel espresso. Guardate un
Il momento anche di fare la prova ufficiale. Questo è il palco e questo è il teatro dove domani mi esibisco per la seconda volta al TED. Il cammino è una metafora come il viaggio della vita. È arrivato il gran giorno. Anche sono le 4:40. C'ho il jet lag. Ho dormito bene, ma qui sta passando il jet lag. Speriamo di non addormentarmi sul palco oggi. Voilà! Allora, l'outfit c'è? Vabbè, questo va bene. Si va, ragazzi. Ok, come è arrivato a teatro. Qui c'è la postazione selfie, credo. Yes! Ok raga, questo è dietro le quinte di un teatro, i camerini, e si va in scena, quindi per vedere lo speech lo vedete su YouTube qua. Ciao ragazzi, alla prossima.